Signori, ma buongiorno! Un video spesa. So che è tantissimo tempo che non li faccio. Non è il vecchio format cosa compro con 100 euro che purtroppo non faccio più. Ma oggi voglio valutare con voi se fare la spesa online conviene oppure no. Mi chiamo Fabio Marchione. Fino a 3 anni fa non arrivavo alla fine del mese e mi sono ritrovato con 20.000 euro di debiti. Poi ho imparato a gestire il mio denaro e ho raccimolato 10.000 euro di risparmi in soli 2 anni. Intanto, prima di partire, iscriviti al canale, lascia un like e fammi sapere nei commenti se tu sei abituato a fare la spesa online e se la trovi conveniente. Allora, noi l'abbiamo fatta, ovviamente si capisce dove, da Esselunga. Abbiamo preso un bel po' di tutta sta roba. Quanto abbiamo speso, Steph? Circa 95 euro. Ok, ora andiamo a vedere tutto quello che abbiamo preso. C'è da dire una cosa, ragazzi, come avete visto in un video precedente, io ho iniziato la dieta e con la dieta, ragazzi, noi stiamo spendendo molto di più. Ehi, buongiorno. Qui c'è anche Lori che vi saluta. Stiamo spendendo di più rispetto al solito, ma fa niente, perché comunque stiamo, tra virgolette, investendo sulla nostra salute. Quindi vediamo un po'. Allora, prima i surgelati, giusto? Allora, di congelato abbiamo preso i fagiolini marca Smart, però la confezione da 1,5 kg, quindi top. Poi filetti di merluzzo, questi qui appunto li ho presi per la dieta. Ne abbiamo presi 2 perché comunque costava 2 euro in meno al chilo del solito, giusto? Ok, di solito li troviamo a 9,99 euro al chilo, questa volta 8 euro e quindi ho preso 2 chili. Anche perché a loro gli serve tanto il pesce. Sì, perché noi con la dieta, sia io che Emily che stiamo facendo, abbiamo pesce 2 volte a settimana, verdure tutti i giorni e quindi abbiamo fatto un po' di scorta. Eccolo qua, surgelati, e qui abbiamo preso cubetti di spinaci in foglia, anche questa è la confezione da 2 kg. Questo è interessante, fatemi sapere se voi usate la marca Smart, se vi piace, perché noi non siamo soliti fare la spesa all'Esselunga. Ora, in teoria c'è anche un regalo. C'è anche un regalo qui? Sì, un ponghino per... Ok. E non abbiamo finito con i surgelati perché a quanto pare abbiamo preso anche il gelato. Per il papà questo? 12 stecchi vaniglia e cioccolato. Intanto facciamo un attimino quali sono i pro e i contro di fare la spesa online. Allora, sicuramente una cosa dove andiamo a risparmiare è il tempo, perché non dobbiamo prendere la macchina, non dobbiamo girare tutto il supermercato, non dobbiamo aspettare magari la coda alla cassa, perché a volte se siamo vincolati dobbiamo andare a fare la spesa in orari dove ci vanno tutti, impieghiamo un sacco di tempo, quindi ci vuole magari, ora che vai, torni, metti a posto la spesa e tutto, ci vuole un bel po'. Quindi questo sicuramente è un risparmio di tempo. Secondo pro di fare la spesa online è che non siamo tentati dai prodotti. Quando andiamo nel supermercato, vediamo 1000 offerte, giriamo tutti i reparti e siamo tentati a comprare di più. Invece online sei molto più propenso a seguire la lista della spesa e acquistare quello che ti serve. Poi un'altra cosa, non ti sposti, quindi vai a risparmiare carburante. È vero che ormai i supermercati ci sono dappertutto, quindi magari non sono tanto distanti, però anche quello è sicuramente un pro. Il contro invece, uno è sicuramente che non puoi scegliere frutta e verdura, quindi quello che ti arriva è un po' un punto di domanda. Un altro pro è invece uno che te la consegnano a casa, quindi tu sei comodamente a casa, oppure noi l'abbiamo fatto con il locker, cioè l'avevano messo, ci hanno dato l'orario di dove andare a ritirarla, spesa pronta, abbiamo soltanto ritirato, cioè mia moglie l'ha ritirata perché io non c'ero. E quindi niente, questo è un grandissimo vantaggio. Fatemi sapere secondo voi se la spesa online conviene oppure no. Allora, a livello di prezzi, Steph, ti è sembrata più conveniente? Questa sì, su questa spesa sì. Sì, allora, su questa spesa noi abbiamo visto del risparmio, poi vi farò vedere anche le cose che abbiamo preso che non costano, cioè che costavano meno, appunto, dove abbiamo fatto scorta. E poi avevamo anche un buono di 12 euro. Quindi ne abbiamo approfittato, perché comunque oggi, ragazzi,
se vogliamo, cioè, risparmiare, dobbiamo anche guardare le offerte, approfittare delle offerte facendo scorta. Poi abbiamo preso bicarbonato, 500 grammi, non so cosa ci fa mia moglie. Due pacchi di tè alla pesca, questi da 6. Prego. Poi abbiamo preso burro d'arachidi, facile da spalmare. Boh, anche questo. Però senza zuccheri aggiunti, senza olio di palma, boh, vi farò sapere. Ok, le gallette. Gallette di riso, questo per noi, ma comunque un po' per tutti, comunque le mangiamo. Latte, che in casa nostra non manca mai, 4 litri, 5 litri, dov'è il quinto? Non lo so, comunque, 5 litri, qui com'era il prezzo, Steph? 1,19 euro al litro, un po' più caro, sì. Un chilo di zucchero Eridania, ah, eccolo qua, quinto litro di latte. Poi, per la merenda, i Ritz, questo per te, Lori? Credo di sì. Sempre marca Smart, abbiamo preso 3 confezioni da 200 ml. Insalata Iceberg, vediamo se c'è il prezzo al chilo. 1,78 euro al chilo. Non caruccia. Però ragazzi, non fa niente, perché adesso abbiamo fatto l'orto sul balcone, abbiamo piantato la nostra insalata e quindi... Poi il porro, 2,38 euro al chilo, quindi direi caruccio anche questo, su cui non so se c'è la convenienza. Ed ecco qui che poi arrivano tutte le cose per la dieta. E cioè, questo cos'è il Risolat, Steph? Ah no, questo non è per la dieta, 2 confezioni di Risolat, non so neanche che cos'è. Ah, crema di riso alla vaniglia, vabbè. E poi per la nostra merenda, yogurt greco alla frutta, 4 confezioni. 1,5% di grasse, ricco di proteine. Con la dieta stiamo mangiando un sacco di yogurt greco, ma ragazzi, devo dire che mi piace, sta piacendo veramente tanto. Prosciutto cotto Smart, allora a me questo qui non fa impazzire, della marca Smart. Adesso era un bel po' che non lo prendevamo, vediamo. Comunque, io nella dieta non ce l'ho. E infatti stiamo prendendo molti meno salumi rispetto a prima. La piadina romagnola, un bel 600 grammi, 5 piadine. Beh, comunque, però devo dire che per 95 euro ce n'è di roba. Cioè, secondo me questa volta abbiamo fatto bene a farla online. Poi, pancetta a cubetti. Mele, perché anche qui tutti i giorni io e Emilia abbiamo un frutto, come dovrebbe essere normalmente. 2,15 euro al chilo. Un pochettino carucce, però... ci sta. Sempre le verdure, abbiamo preso carote, zucchine, abbiamo preso 2 kg a 1,58 euro al chilo, no, un po' meno di un chilo, questo è 740 grammi, sì, però 1,58 euro ci sta, no? Sì, per quello che ho preso. Burro, 200 grammi per la Stefanina. Ah, questo è il burro. Il burro salato per la Stefanina. Poi i pomodori, ne abbiamo presi 2 kg. Pomodoro grappolo, 2,98 euro al chilo. E qui, ragazzi, questo è un po' caruccio. Ora io faccio il confronto sempre rispetto a quando facevamo i video sulla spesa, perché poi dopo, una volta che non li abbiamo fatti più, va Steph a farla, quindi io non mi rendo tanto conto degli aumenti, però prima costavano un po', costavano meno. Abbiamo preso un bel 20 uova, sempre della marca Smart. Questo perché comunque noi nella dieta ne mangiamo parecchie. Io quando le mangio la sera ho 3 uova e 200 grammi di albume, quindi vi ho detto tutto. Polpa di pomodoro, 3 da 400 grammi. La passata di pomodoro, una bottiglia. Questo è... soia e edamame cotta a vapore. Questo Emily gli piace tanto e quindi Steph ha voluto fargli piacere. Le gocciole, attenzione, un po' di schifezzina. Queste le mangi tu? Sì. Pesto, un barattolino di pesto, sempre marca Smart. Carta per il sederino. Scatolette di tonno, anche queste noi ne mangiamo parecchio con la dieta, sono 6 da 80 grammi. Il riso basmati noi ce l'abbiamo nella dieta e ormai un chilo di riso basmati è aumentato tantissimo. Sì, così buono. Sì.
Qui l'abbiamo trovato a 1 euro al chilo, giusto? 1 euro al chilo, e quindi abbiamo preso 4 chili. Abbiamo una bella scorta, ma abbiamo approfittato appunto del prezzo. Poi abbiamo preso le cracotte, cioè fette integrali, anche queste per la dieta, che io non le mangio mai, ma dovrei magari mangiarle un po' di più. E poi fette biscottate integrali. No, rettifichiamo, 2 euro al chilo il riso basmati, non 1 euro al chilo. Abbiamo pagato 4 euro la confezione da 2 chili, che comunque è un prezzo conveniente, perché l'abbiamo trovato a tipo a 2,20 euro al chilo anche. Anche 3,80 euro, sì sì, quindi era veramente conveniente. Infatti mi sa che poi andrò all'Esselunga a prenderne altri 10 kg, perché alla fine, ragazzi, quando troviamo prodotti che non scadono e dove c'è il prezzo, è lì che dobbiamo approfittare, dobbiamo fare scorta, fa niente. Poi dopo magari per 3-4 mesi non acquisteremo più quel prodotto, però ci possiamo fare una piccola dispensa in casa e approfittare di queste offerte, perché comunque, ragazzi, in questo periodo è abbastanza difficile. Ora, la questione è: secondo voi si risparmia facendo la spesa online oppure no? Sono curioso di saperlo, quindi scrivetemelo nei commenti. Noi ultimamente non la stavamo più facendo, però a questo punto direi che vale la pena anche di curiosare quando ci sono le offerte sulla spesa online, perché questa volta in effetti con 95 euro ci siamo portati a casa un bel po' di roba. C'è frutta, verdura, pesce, cioè un bel po' di cose ci sono. La carne, come avete visto, non c'è, ma questo perché noi facciamo la spesa alla metro. Io, vabbè, ho questo vantaggio avendo la partita IVA, e anche lì facciamo una spesa all'ingrosso. Motivo è anche il discorso della dieta: noi abbiamo spesso la carne e quindi io prendo dei pezzi interi, il prezzo è convenientissimo, e quindi stiamo adottando questa soluzione per spendere meno senza rinunciare alla qualità. Il motivo per cui la paghiamo meno è semplicemente perché dobbiamo prendere magari un pezzo di carne da 4 kg, però poi noi lo tagliamo, lo porzioniamo, lo congeliamo e siamo comodissime. Conviene la spesa online? Secondo me dipende dalle offerte, dipende da appunto quello che dobbiamo prendere, ma tante volte dipende anche da quello che facciamo, perché a volte risparmiare tempo, poter fare la spesa quando vuoi, perché tu la puoi fare di notte, di mattina, di sera, tanti supermercati però di sera non sono aperti, quindi magari per qualcuno che ha orari particolari potrebbe magari essere uguale a livello di prezzo, ma appunto un risparmio, un grande risparmio di tempo. Perché, ragazzi, i soldi sono importanti, ma non ci sono solo quelli nella vita. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate della spesa online, se la fate, se non la fate, se secondo voi si risparmia. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi, come al solito, ci vediamo in giro.